Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Di Giorno in Giorno. Come ogni venerdì daremo spazio alla cultura e allo spettacolo nel nostro territorio. Questa mattina parleremo di promozione turistica e storica e lo faremo con Laura Minocchi, presidente dell'associazione CALT, e Bianca Barbagli, una delle soci dei soci fondatori. A seguire chi semina raccoglie, la rubrica che va alla scoperta ogni settimana delle piante del territorio e Sapori Nostri, la rubrica che invece nasce con la collaborazione di Casa del Vino, dell'associazione Terre di Arezzo, Strada del Vino, dedicata questa settimana al Chianti Poggio ai Grilli della tenuta San Jacopo in Castiglioni di Cavriglia. Allora, partiamo subito con due parti, parti sostanziali dell'associazione CALT. Come innanzitutto benvenute e grazie per essere venute qui Grazie. questa mattina. Vi siete già ambientate nello studio? Tutto a posto? Abbastanza, sì, grazie. Bene. Allora, io ecco, sono qua perché ho saputo della vostra associazione, che poi parleremo nello specifico, è già un anno che siete attive Sì. sul territorio e diciamo che in poco tempo comunque avete già messo a segno veramente tanti piccoli traguardi nella nostra città e non solo. Allora, la prima domanda che vi voglio chiedere è come nasce e per quale motivo, quali sono le finalità dell'associazione CALT, Laura? Allora, CALT è nata dall'idea di cinque ragazze e praticamente noi ci siamo abilitate come guide turistiche e abbiamo avuto quindi modo di conoscere il nostro territorio nel dettaglio. Da qui è nata un po' l'idea di sensibilizzare non soltanto il turista, ma proprio chi vive nella nostra area, nel nostro territorio, ha una maggiore conoscenza di quello che è il patrimonio artistico-culturale, ma anche enogastronomico di quella che è la nostra realtà, e quindi abbiamo cercato di ideare una serie di iniziative da proporre proprio ad un gruppo di soci. Bianca, per un'altra domanda che appunto vi volevo chiedere nel momento in cui mi sono un po' informato sul vostro progetto, sulla vostra esperienza, perché avete sentito la necessità di creare questa associazione? Beh, comunque cioè, noi siamo tutte, quasi tutte guide turistiche, o comunque gravitiamo intorno a questo, diciamo, a questo ambiente, e ci è sembrato, diciamo, il modo più naturale per cercare di ridare qualcosa in cambio anche a una città che comunque amiamo, un territorio in cui abbiamo deciso di investire non soltanto le nostre vite private, ma anche lavorative a questo punto, più o Ok, meno. senti, io poco fa appunto accennavo al fatto che sono due elementi, ma in realtà l'associazione poi è costituita da cinque donne. Sì. E, ecco, mi potete un po' raccontare come nasce questo gruppo di cinque donne? Allora, innanzitutto la nostra professione è una professione che è ad alto tasso appunto di esponenti femminili, per fortuna, insomma, per una volta. E nella formazione proprio di questo percorso lavorativo ci siamo conosciute e ci è venuta in mente proprio l'idea di creare questa associazione che proponga un po' delle mete alternative e anche appunto delle iniziative che siano alternative. Io, Bianca, poi Nicoletta e Jessica, che abbiamo studiato insieme, poi si è unita Maria Alessia, che invece era una conoscenza di Bianca e Nicoletta, che si occupa di comunicazione, e quindi è stata, diciamo, la chiave di volta che poi ci ha fatto entrare proprio a essere operative anche nel nostro territorio, sui social, sui siti e quant'altro. Come riescono a coesistere questi animi, appunto come mi dicevi te, che sono anche, immagino, differenti, no? Anche per formazione, immagino, proprio. Beh, innanzitutto la passione è comune, quindi, come ha detto Bianca, l'interesse e l'amore per quello che è il nostro territorio. E poi cercare un po' di sdoganare quello che è il turismo in generale, cioè non la semplice visita guidata, che
magari per alcuni può anche essere un po' tediosa, per avvicinare sia gente che comunque della nostra età, ma che, qualunque fascia d'età, a conoscere, ad amare, speriamo quanto noi, quello che è il nostro territorio. Dunque, allora tu sei la presidentessa, non Sì. l'abbiamo ricordato, mentre Bianca nell'associazione di cosa ti occupi nello specifico? Allora, diciamo che sicuramente diciamo, faccio parte del nucleo organizzativo, quindi mi occupo di vari aspetti logistici. In questo momento, tra diciamo, i vari eventi che noi abbiamo, io sto curando in particolare quello che riguarda il Val d'Arno. Abbiamo questo ciclo di eventi che si chiama Vino in Val d'Arno, in cui appunto uniamo a delle visite guidate di luoghi più o meno conosciuti di una valle che comunque, tra tutte quelle di Arezzo è forse una delle meno valorizzate, delle degustazioni di vini quanto più locali possibile. Nelle immagini che vediamo in questo momento, appunto, c'erano vini, bottiglie, quindi ecco alcune immagini che, tra l'altro, queste provengono Dal nostro dal repertorio, vostro repertorio, dal vostro sì. archivio. Ecco delle immagini bellissime. E appunto, il 25 di aprile la vostra associazione, come accennavo poco fa, compierà un anno. Sì. Quindi è un traguardo importante. So che nella giornata del 25 avrete per tutti i vostri soci. Sarà una giornata ricca di grandi appuntamenti, ce li potete ricordare? Allora, il 25 di aprile, come hai detto tu, festeggeremo il nostro primo anno di attività, quindi abbiamo pensato di organizzare alla Casa del Vino di Arezzo una degustazione offerta da noi per i nostri soci con un piccolo buffet dove presenteremo anche il programma del prossimo trimestre di attività della nostra associazione. Quindi parleremo anche nel dettaglio di quelle che saranno le prossime attività. Allora, lei poco fa ci raccontava, Bianca, appunto di alcuni eventi che poi provengono dall'area, diciamo, del Val d'Arno, ma so che voi siete anche molto attivi nella nostra città, come appunto dicevamo prima, Sì. con un evento, che ovviamente avviene una volta al mese e Sì. riguarda le passeggiate antiquarie. E Esatto. allora, se siete d'accordo, noi andiamo a vedere la copertina che ha realizzato Ilaria Avanni, che era presente alla presentazione che avete realizzato voi in Piazza Grande. Allora, se siete d'accordo, andiamo a vederla. Rilanciare la Fiera Antiquaria di Arezzo attraverso una serie di appuntamenti con cadenza mensile. Ogni prima domenica del mese le associazioni culturali Calte e la Staffetta, i collezionisti aretini, il Museo Munax con il supporto del Comune di Arezzo organizzano passeggiate antiquarie. Il nostro scopo è proprio quello di promuovere il territorio ed è per questo che abbiamo fondato questa associazione. L'occasione poi ci è stata data dal Munax, che nasce proprio come Museo del Collezionismo, e proprio partendo da questo museo ci sposteremo ogni volta in un luogo diverso della città per conoscere la fiera antiquaria e i suoi protagonisti, oltre che i luoghi proprio che la ospitano e quindi la sua storia, la loro storia e i loro monumenti. Il percorso a cielo aperto tra le bancarelle della Fiera Aretina partirà proprio dalla sede del Museo del Collezionismo Storico di Via Ricasoli e sarà guidato da esperti del settore dell'antichità e dagli stessi espositori che illustreranno aneddoti e curiosità su questa grande passione per ciò che è antico. Il gruppo partirà in queste passeggiate partendo proprio dalla sede del Munax, verrà organizzata una piccola gita all'interno proprio del museo stesso per visionare le varie collezioni presenti e ogni passeggiata riguarderà un tema specifico che poi verrà trattato sia dal punto di vista del restauro da noi come associazione staffetta, sia da parte di un artigiano specifico che verrà intervistato nel suo settore. Il mio contributo parte da 25 anni di esperienza per il banco. Posso raccontare tanti episodi che sono svolti in questi 25 anni di attività. Un impegno che ha coinvolto anche gli studenti del liceo artistico di Arezzo. I ragazzi della sezione audiovisiva e multimediale, all'interno proprio di un progetto e una mission generale della scuola che tende a promuovere tutto quello che si fa in città, ha attivato un canale YouTube dove possiamo trovare tutta la documentazione legata alle passeggiate, al museo, al Munax, Museo del Collezionismo e soprattutto alla Fiera Antiquaria. Questo è un'iniziativa
un'iniziativa interessante perché fa vivere la città in un modo un po' diverso, quindi delle passeggiate attraverso antiquariato, collezionismo, le nostre bellezze artistiche e culturali, quindi veramente carina e interessante. Per prenotare la visita e per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.monax.it. Come avete sentito dalla copertina di Ilaria Vanni, le passeggiate antiquarie possiamo definire comunque un progetto estremamente articolato, no? Che sì. Non prevede soltanto la realizzazione e comunque la messa in atto della vostra associazione, ma anche di tanti altri enti e associazioni. Sì, appunto, le passeggiate antiquarie è un progetto che coinvolge proprio più realtà, a partire dal Munax e quindi dai collezionisti storici aretini, ma anche l'associazione culturale La Staffetta, che si occupa nella fattispecie di restauro, che a fine percorso fornirà delle spiegazioni sul restauro dell'antiquariato, e ogni volta il tema sarà diverso, così come ogni volta sarà diverso anche il luogo della fiera che andremo a visitare. Poi il patrocinio del Comune d'Arezzo e anche il supporto del liceo artistico attraverso la realizzazione dei filmati con le interviste agli espositori della fiera. Come nasce l'idea di realizzare le passeggiate antiquarie? Noi diciamo stavamo cercando delle attività da realizzare proprio in città e abbiamo pensato che la fiera era un'occasione meravigliosa da sfruttare, e quindi siamo stati messi in contatto tramite il comune con i collezionisti storici, che hanno accolto con grande entusiasmo il nostro progetto e poi l'hanno sviluppato, appunto chiamando anche l'associazione della Staffetta e coinvolgendo ancora di più il comune per creare poi la conferenza stampa dove è stato presentato proprio il progetto. Tra l'altro ricordo che Passeggiate Antiquarie ha il patrocinio del Comune di Arezzo. Esatto, sì. Quindi ecco, diciamo che come accennavo poco fa, in poco tempo siete riusciti a creare veramente un progetto che riesce poi a colpire anche tanti altri enti, no? So che collaborate anche con La Strada del Vino, con perlomeno i vini della Casa del Vino. Sì, il 25 sarete... Sì, il 25 saremo alla Casa del Vino, e diciamo che la nostra collaborazione con le cantine è legata sempre comunque ai territori che poi sono oggetto delle nostre iniziative e dei nostri eventi. Cioè noi proprio leghiamo alla visita guidata in un determinato territorio le cantine che sono presenti lì, quindi logicamente facendo una visita in Val d'Arno prenderemo le cantine del luogo, così come Arezzo o Val di Chiana o Val Tiberina. In Casentino non è stato possibile perché il Casentino non è terra proprio da vino, e allora abbiamo coinvolto in questo caso un'azienda che invece produce tisane e un'altra che produce miele, quindi abbiamo cercato di valorizzare un altro aspetto di quello che è la tradizione enogastronomica. Quindi promozione non solo del territorio a livello culturale e storico, ma anche enogastronomico. Sì, perché noi comunque la promozione la abbracciamo a livello globale, perché è importante promuovere ogni aspetto di quello che è il patrimonio culturale, anche proprio per dare un taglio diverso e forse più coinvolgente di una visita guidata che magari è un po' più fine a se stessa. Ora non me ne vogliano le mie colleghe. La potremmo definire multisensoriale quasi, no? Beh sì, perché no? Allora, dunque, nell'affollatissima lezione tenuta da Vittorio Sgarbi l'11 giugno 2014 in occasione del Passioni Festival sul sacrato della Basilica di San Francesco, Vittorio Sgarbi pronunciò queste parole: chi non viene ad Arezzo attenta all'integrità dello Stato. Cosa ne pensate voi che di promozione del territorio, poi anche essendo nella vostra esperienza di guide turistiche, ecco, cosa ne pensate a riguardo? Beh, voglio il commento di tutte e due. Sicuramente Sgarbi è sempre molto provocatorio nelle sue affermazioni, però
Da un certo punto di vista non possiamo che essere d'accordo, perché Arezzo è sicuramente una città, ma anche una provincia ricchissima di grandi tesori, di veramente prodotti artistici di altissimo livello, però ancora non siamo riusciti a valorizzarla e a farla conoscere in tutta Italia, in tutto il mondo, come posti limitrofi, come non parliamo di Firenze, di Siena. Però insomma siamo abbastanza vicini riguardo alcune cose, sicuramente ecco, non abbiamo tanto da invidiare, ecco, avremo tanto da offrire anche noi. Laura, qual è invece la tua valutazione? Beh, io concordo con Bianca, perché comunque il nostro è un territorio ricchissimo e la Toscana proprio è in cima alla lista delle mete italiane per quanto riguarda il turismo, però Arezzo resta sempre un po' marginale nel suo ruolo, e questo non soltanto con il turismo straniero, ma proprio anche in Italia. Io mi trovo a parlare con gente di altre province, altre regioni, che spesso non sanno nemmeno che Arezzo si trova in Toscana. Quindi qui bisognerebbe farsi due punti di domanda e cercare di capire quelle che sono le modalità con cui intervenire anche per promuovere quella che è la nostra città. Poi logicamente il discorso di Sgarbi si può applicare anche ad altre realtà che, come Arezzo, sono ricchissime di tradizioni, di arte, di cultura, ma che purtroppo non sono ancora valorizzate appieno, quindi Arezzo come tante altre. Nella vostra brochure è contenuta questa immagine, chiedo alla regia di inquadrarla, vediamo se ci riusciamo. E, appunto nello slogan lo slogan recita: la cultura non passa mai di moda. Ecco, mi chiedevo, in questo senso, qual è la situazione culturale nel nostro territorio? È un po' difficile, nel senso che lo scopo dell'associazione è proprio quello di sensibilizzare. Quindi abbiamo un po' giocato con quello che è sia il nome dell'associazione, ma anche quello che è il suo scopo. E l'idea nasce proprio dell'immagine, nasce da quello che si sta verificando ultimamente, che cioè in una cultura che è quella dell'apparire mai come in questo periodo, c'è qualcosa che non passa mai di moda, è la cultura, ed è un qualcosa che noi dobbiamo cercare di riscoprire e di riportare alla luce, perché la bellezza di un'opera artistica è valida per sempre, quindi resta tanto oggi quanto domani. Speriamo. Una cosa che mi ha colpito è il vostro interesse nei confronti della comunicazione, no? Questa immagine in qualche modo lo mette nero su bianco, sì. No? E, ecco, diciamo nello specifico, l'immagine come nasce? So che Bianca ci può dare qualche informazione in più. Allora, ovviamente noi siamo, anche se abbiamo una ragazza che è Maria Alessia, che si occupa principalmente di comunicazione, noi ci occupiamo un po' tutte di tutto, quindi è sempre un discutere insieme per creare nuove idee. E ci tenevamo ad avere un'immagine abbastanza fresca, abbastanza nuova per presentarci. E quindi, insomma, ragionando tutte insieme è venuto fuori lo slogan, e poi come trasformare questo slogan in un'immagine, come una vera e propria pubblicità, diciamo. E quindi abbiamo pensato a creare il contrasto con, diciamo, appunto un personaggio vestito in una maniera che non è più alla moda, che però osserva un'opera d'arte che rimarrà eterna. Che è l'albero della vita di Lucignano. Esatto, che è stato all'Expo nel 2015. Tanto amato da Sgarbi, appunto, esatto. Ecco, ritorniamo. Sì, il cerchio si chiude. E dunque, beh, comunque è una cosa sicuramente molto particolare nel nostro territorio, perché un'associazione che si occupa di cultura, anche questo strizzare l'occhio alla comunicazione è una cosa secondo me molto, molto particolare, che mi piaceva sottolineare. E proprio di comunicazione, spesso quando si parla di quest'ultima viene anche la tecnologia, no? come argomento. Ecco, mi chiedevo, nella promozione di un territorio e quindi anche a livello turistico, quanto è importante la tecnologia, quindi internet e i social network? E poi una domanda che vi volevo fare è, la nostra città da questo punto di vista come sta lavorando?
Allora, chi vuoi? Comincia. Ok. Allora, sicuramente nel momento che stiamo attraversando la tecnologia è imprescindibile nella comunicazione. Stessa cosa ai social network, quindi oggi come oggi chi non ha Facebook, che tanto il principale social network è Facebook, è tagliato fuori, ma questo vale per qualunque prodotto, sia esso artistico, culturale, commerciale, di qualunque tipo. Vale anche per gli enti, associazioni, quindi qualunque realtà che voglia farsi notare deve attraversare il passaggio obbligato dei social. Poi logicamente il sito web ha la sua importanza, che comunque deve rimanere come punto fisso a cui la pagina Facebook deve rimandare. Quindi sì, i social sono assolutamente importanti. Per quanto riguarda gli interventi da attuare in campo di comunicazione che possono essere fatti dalle nostre istituzioni, innanzitutto secondo me dovrebbero investire sulla comunicazione sia a livello tecnologico, quindi informatico, ma anche cartaceo, perché no, riviste, televisioni, eccetera, eccetera. Cioè, quello che manca, visto che nell'immaginario collettivo la Toscana è il classico paesaggio della Val d'Orcia con la collina e il cipresso, perché non una bella foto di Arezzo, di una vallata, della sua provincia? Cioè il fatto di inserirsi in qualche modo nell'immaginario comune, ed è questo che manca. Quindi dobbiamo trovare uno stratagemma per arrivare alle persone, per entrare nell'immaginario collettivo, sia attraverso un'opera d'arte, sia attraverso una foto di un paesaggio, o il cibo, il vino, però bisogna creare una strategia proprio per arrivare alla gente, secondo me. Il nostro territorio in qualche modo delle occasioni ne ha avute, ma forse spesso anche occasioni mancate, penso, sì. Non so, Piero della Francesca, o magari anche cose forse più semplici, per modo di dire, nel senso abbiamo avuto anche un film importante come La vita è bella. Ecco, secondo voi perché la nostra città non ha avuto dei benefici in questo senso? Ora mi viene in mente La vita è bella, comunque era focalizzato su un altro tema e quindi diciamo non magari rispetto a film come Sotto il cielo della Toscana, che comunque è incentrato sulla bellezza del territorio dove si svolge appunto l'azione, lì il territorio passa decisamente in secondo piano. Certo. Quindi magari per quanto il film sia importante non è così associato all'immagine della città in cui viene girato, che comunque sicuramente ha avuto dei riscontri, però non sono stati diciamo continuativi nel tempo. Io sinceramente non ho una risposta per questo, forse oltre tutti diciamo le migliorie che ha suggerito anche Laura, sicuramente secondo me ci sarebbe da investire anche proprio nelle risorse umane. Quindi quando si investe in un piano di comunicazione, in un sito, in un portale turistico come è stato fatto per il comune di Arezzo, anche se pochi lo conoscono di fatto, non c'è stato secondo me l'investimento anche in un personale in grado di riempire e di comunicare quello che questi contenitori andavano a contenere. Anche appunto. Perché spesso se non ci sono dei contenuti diventa aggiornati, diventa poi difficile anche, no? Assolutamente. Poterli veicolare, anche penso magari attraverso i social network o... Purtroppo per le istituzioni è molto difficile, perché hanno un modus operandi, una burocrazia che non gli permette di agire con tanta libertà, e è anche proprio difficile mantenere un profilo istituzionale, però anche dare delle notizie in maniera coinvolgente come nei social network. Quindi io mi rendo anche conto che insomma, non è che sono tanti gli esempi di istituzioni che brillano da questo punto di vista, quindi non mi va di diciamo, stigmatizzare la nostra in particolar modo. Una domanda che rivolgo spesso ai nostri ospiti che accettano il nostro invito, che quindi passano qua di giorno in giorno, è una domanda che riguarda i giovani. Nello specifico, qual è il consiglio che vi sentite di dare ad un giovane studente di storia dell'arte, ma che comunque in qualche modo decide di intraprendere il vostro percorso? Beh, innanzitutto ci deve credere.
e di sicuro è una strada che è completamente in salita. E già lo stiamo sperimentando noi sulla nostra pelle, non bisogna assolutamente farsi scoraggiare da quello che è il mercato del lavoro o dalla burocrazia e quant'altro. Chiunque riesca a pensare al di fuori degli schemi, abbracciando comunque una sua passione o qualcosa che gli piace fare, sfonda sicuramente. Quindi quello anche che ci auguriamo per noi, che l'impegno ce lo stiamo mettendo tanto e adesso cominciamo a vedere proprio i primi frutti, benché questa sia comunque un'associazione, però già enti, istituzioni, altre associazioni eccetera si sono già accorti di noi e con noi hanno deciso di collaborare, quindi basta perseverare in quello che è il proprio obiettivo e sicuramente si riesce ad arrivare, ecco. Dunque, io ho qui davanti il programma i prossimi eventi del prossimo trimestre. Perché poi arriviamo fino ad agosto, ma solo un da braccio. Maggio fino ad agosto, veramente tanti appuntamenti. Ecco, ce ne potete raccontare brevemente? Allora, il primo sarà il primo maggio, magari ti lascio il calendario così è più semplice ricordarti. Allora, abbiamo parlato delle passeggiate, quindi ogni prima domenica del mese queste si ripeteranno fino appunto ad agosto, poi in realtà continueranno per tutto l'anno, credo fino a ottobre-novembre. E poi abbiamo già accennato agli eventi legati al Val d'Arno, che sono questi eventi in cui appunto uniamo degustazione, momenti di degustazione e visite guidate, e saranno il 15 maggio a Roseto Fineschi, a Cavriglia, e poi invece il 12 giugno a Castelfranco. Castelfranco è nel circuito dei borghi più belli d'Italia, come l'Oro Ciuffenna, che è stato l'ultimo evento che abbiamo fatto domenica scorsa. Poi questi eventi, diciamo, in verde segnalano gli eventi gratuiti, che per i nostri soci, appunto per voler dare, diciamo, qualcosa, diciamo, un valore aggiunto alla loro partecipazione, è appunto permettergli di partecipare gratuitamente ad alcuni eventi. Sono delle passeggiate in città, quindi queste sono semplici visite guidate, alcune saranno anche in notturna, quelle insomma più estive. Quindi veramente un calendario davvero ricco. Io tra l'altro vi volevo chiedere in chiusura, quali sono i progetti che avete bolle in pentola per il vostro futuro, ovviamente al di fuori di quella che è la vostra programmazione? Allora, logicamente il settore turistico-culturale è quello che mi ha sempre appassionato. Io ho sempre fatto lavori che sono stati legati in qualche modo al turismo e alla cultura, quindi mi auguro di continuare a lavorare sempre se la risposta è positiva come guida turistica freelance, ma ho anche collaborato ad esempio per la realizzazione di audioguide che sono state appunto predisposte per il Borgo di Poppi e poi anche per altre attività sempre culturali, essendo io casentinese adesso mi sto concentrando sul Casentino. Però diciamo che l'interesse primario resta quello appunto di lavorare in campo turistico come guida. Mentre tu, Bianca? Beh sì, sicuramente, a parte la parentesi casentinese, più o meno vale quello che ha detto Laura. Comunque anche per quanto riguarda le attività dell'associazione, diciamo non da programma, ci sono tante cose su cui stiamo lavorando, che insomma verranno fuori piano piano, tante collaborazioni con diciamo nuovi enti. Io proprio sì. Su questo tema ti volevo rivolgere una domanda. Nel nostro territorio, si parla spesso di capacità di fare rete, di network, ecco, qual è la situazione ad Arezzo? Noi abbiamo provato fino praticamente da subito a creare, diciamo, dei contatti con altre associazioni e ora appunto abbiamo questo progetto delle passeggiate che sta funzionando molto bene, perché abbiamo un ottimo rapporto con Munax e la staffetta, quindi speriamo che cresca sempre di più. Però anche nel passato abbiamo, ad esempio lo scorso anno, organizzato un evento con San Quirico Archeologia, che è un'altra realtà
molto interessante nel nostro territorio, che sta rivalutando questa pieve medievale che si trova appunto a Castionfibocchi. Noi stiamo guardando nel frattempo le immagini che stanno passando. Ecco, tra l'altro queste qui sono tutte relative ai vostri incontri, mm-hmm. no? Le vostre, in qualche caso, passeggiata antiquaria. Allora, nello specifico qui siamo a San Francesco. Sì, questa è stata la prima passeggiata. Esatto, è stata la prima passeggiata che abbiamo fatto, che ha toccato le zone di San Francesco, Piazza San Francesco e Guido Monaco, dove abbiamo avuto appunto l'opportunità di conoscere l'esperienza di Gerardo Radicati, che è un antiquario che ha presentato quelli che sono i suoi prodotti, ha raccontato un po' di sé e di come ha visto cambiare la fiera nel corso di 25 anni in cui lui l'ha vissuta. Qui invece l'immagine è stata scattata a pochi metri dal nostro studio, perché siamo a San Domenico. Questo era uno degli eventi gratuiti che diceva Bianca, sono le passeggiate che noi facciamo in città. E questa nello specifico era incentrata sui tesori aretini tra 200 e 300, quindi tutta la parte medievale, partendo dalle mura, arrivando a San Domenico, fino a concludersi alla pieve di Santa Maria, quindi tutta la parte alta della città. Ragazzi, io vi ringrazio per essere passati di qua, per aver accettato il mio invito, ovviamente un grande in bocca al lupo per la vostra associazione, per le vostre carriere anche singole, e ricordo l'appuntamento a tutti i nostri telespettatori che va appunto di giorno in giorno, che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 11. Io vi lascio con le rubriche Chi semina raccoglie, dedicata alle piante del territorio, e Sapori nostri, invece la rubrica che nasce con la collaborazione dell'associazione Terra di Arezzo Strade del Vino. Vi ringrazio per averci seguito e grazie, arrivederci.